Amici e amici bianconeri, buonasera e bentrovati qui sul canale. Appena terminata la partita Empoli-Juventus, uno strazio, un qualcosa che non avrei mai voluto commentare, ma lo faccio perché il dovere mi chiama a farlo, perché c'è da commentare al di là della partita quello che è la sentenza arrivata questa sera poco prima dell'inizio del match attraverso la pronuncia della Corte federale d'appello che sancisce in via definitiva il meno 10 in classifica alla Juventus dopo che il procuratore federale della FIGC Giuseppe Chinè aveva chiesto 11 punti di penalizzazione. Prima di sviluppare tutto mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella notifiche, mettete un bel pollicione verso il basso per questa Juventus e un pollicione verso l'alto per il contenuto se questo sarà stato di vostro gradimento. Comincio con leggervi dopo che, come detto, appena prima di andare in campo la Juventus è stata penalizzata di 10 punti e quindi la classifica è riscritta per l'ennesima volta, ma attenzione perché questa non deve assolutamente passare come una attenuante alla vergognosa, indecorosa prestazione fornita da Allegri e giocatori questa sera sul Castellani, sul campo Castellani di Empoli, umiliati 4-1 dai padroni di casa. Il comunicato della Juventus. Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d'Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l'applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità, pur non ignorando le esigenze di celerità alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale. Ora, vorrei che ci fosse qualcheduno che lo spiegasse meglio di quanto io possa averne capito. Certamente capisco che qui vengono chiamati in causa i tifosi. Ed io sono uno tra quei milioni di tifosi che al di là della passione del scrivere e commentare la Juventus ho appunto la passione per la Juventus e mi trovo umiliato, mi trovo sgomento di fronte a questo scempio che sta andando in scena in questa stagione. Ho difeso a spada tratta al suo ritorno perché non amo le critiche a prescindere, non amo i processi così a prescindere alle persone e soprattutto il denigrare i successi ottenuti, ma adesso è il tempo della realtà, il tempo dei fatti, quelli indecorosi che ci sta riservando Massimiliano Allegri con i suoi ragazzi sul campo. Questa sera al Castellani è stato toccato uno dei punti più bassi degli ultimi 12 anni, un qualcosa di assolutamente indecoroso e vergognoso. La Juventus è stata penalizzata di 10 punti e qui già sta in sé l'ennesimo scempio, commentato nel contenuto di quest'oggi, un abominio giuridico, perché se il procuratore federale Giuseppe Chinè aveva chiesto in prima istanza la penalizzazione di 9 punti, poi tramutati in 15 dalla Corte federale d'appello, non è comprensibile come si possa in seconda istanza, ovviamente le istanze sono, dico prima e seconda, perché mi riferisco solo a quest'ultimo periodo, non è comprensibile come in questa seconda istanza se ne siano potuti chiedere 11 anziché 9. Evidentemente nel frattempo devono essere intercorse ulteriori questioni, non al vaglio, non messe agli atti. Oppure semplicemente siamo dinanzi ad una giustizia sportiva che è un qualcosa di abominevole. E quello che deve far riflettere non è il sottoscritto che è esterrefatto, sgomento per lo schifo che fa la giustizia sportiva. Senza ovviamente togliere da questo schifo ciò che fa la Juventus sul campo. Ma rimanendo nel campo di giustizia sportiva, non si può non tenere presente, svestendosi della sciarpa del tifoso, i tanti commenti che arrivano dagli addetti ai lavori. Uno su tutti, prendo quello che in tanti chiamano come l'inizio della fine, Giuseppe Marotta, dalla sua dipartita iniziata alla fine della Juventus, oppure per altri lo acclamano come uno, se non il miglior dirigente del calcio italiano oggigiorno. Ebbene, Marotta si è espresso in chiari termini che non entra nel merito delle questioni di cui non è, diciamo, diretto interessato e a conoscenza piena dei fatti, semplicemente si limita a dire che c'è un dato assolutamente incontrovertibile, che la giustizia sportiva deve essere riformata. Ebbene, se la giustizia sportiva
deve essere riformata, lo deve essere da subito, non dopo che ha disintegrato una società per volere di un personaggio che, vestito dei panni del tifoso, ha stabilito che la Juventus deve essere disintegrata. Perché, come recita il comunicato stampa della Juventus Football Club, qui ci sono una società e milioni dei suoi tifosi che si sentono defraudati in ragione di una pena che non rispetta il benché minimo regolamento, perché non c'è una regolamentazione di ciò che viene contestato alla Juventus, e questo è qualcosa di inaccettabile, che deve assolutamente essere contrapposto, deve essere combattuto dalla società Juventus, che, al di là del ricorso l'ennesimo al collegio di garanzia presso il CONI, che non so cosa potrà eventualmente portare, deve dare battaglia su tutti i fronti, perché non è possibile accettare questo scempio, non è assolutamente accettabile. Così come non è accettabile una Juventus che scende in campo al Castellani e che non può, alla luce della penalizzazione arrivata pochi minuti prima di scendere in campo, avere la giustificazione di una prestazione così indegna dinanzi a una squadra che aveva già conquistato matematicamente la salvezza e si fa umiliare 4-1. Non esiste, e non voglio nella maniera più assoluta prendere in considerazione che si debba capire, comprendere lo stato d'animo a fronte di questa penalizzazione, perché la Juventus aveva ancora 3 giornate dinanzi a sé, con 10 punti di penalizzazione, a quota 59, a pari merito con la Roma, se non sbaglio. Vincendo questa sera ad Empoli sarebbe arrivata a quota 62, ovvero a 2 punti dal quarto posto occupato oggi dal Milan, con domenica lo scontro diretto in casa, che nel caso di vittoria avrebbe avuto il significato del sorpasso: 65 punti su 64 il Milan, una giornata da giocare, e la Juventus che poteva, con il destino nelle proprie mani, ancora tenersi stretta la partecipazione alla prossima Champions League. È stato tutto gettato alle ortiche in ragione non si sa di chi e non si sa di cosa, ma certamente un colpevole su tutti siede sulla panchina della Juventus, perché se questa sera la Juventus ha offerto questa prestazione e il timoniere di questa formazione si chiama Massimiliano Allegri, così come l'ho esaltato e con lui mi sono complimentato in passato per quanto fatto, per quanto ottenuto, oggi non posso che essere impietoso nei suoi riguardi, sulla gestione della partita, sull'incapacità di dare una identità ad una squadra che per la 93esima volta consecutiva nell'arco di 2 anni cambia formazione. Questa è l'unica squadra in Italia, in Europa, nel mondo, che in 2 anni, dopo 93 partite, non è riuscita per più di 2 partite consecutive a mandare in campo gli stessi 11. E quando si parla di giocatori non a disposizione per effettuare il credo calcistico che si era pensato ad inizio anno e si vocifera di un 4-3-3, io inorridisco, perché oggi abbiamo a disposizione i giocatori per poterlo provare, questo 4-3-3, a maggior ragione quando siamo ormai palesemente e evidentemente capaci di comprendere che questo 3-5-1-1, questa sera 3-5-2, non porta da nessuna parte. È servito per mettere punti su punti, è servito per risalire la china nel momento in cui c'era bisogno di fare punti. Oggi non paga più, oggi non si è stati capaci di capire che bisogna cambiare, e per cambiare bisogna farlo in maniera drastica. Avevi a disposizione Chiesa, Di Maria, Milik, Vlahovic, Ken, e ti sei limitato a giocare l'ultimo mese con il 3-5-1-1, questa sera con il 3-5-2. È vero, abbiamo fallito per l'ennesima volta 2 clamorosissime palle gol prima di subire alla prima occasione l'1-0, ma questo deve essere la fine degli alibi, delle giustificazioni. Non è pensabile, non è possibile continuare a giustificare, a trovare alibi dinanzi allo scempio manifestato anche questa sera sul campo di Empoli, dove la Juve non può avere scusanti per uscire sconfitta e battuta 4-1. C'era ancora una Champions da conquistare, c'era una dignità da salvare. Adesso non ci resta che sperare che questa società, oltre ai comunicati, dia adito alle azioni, perché come tifosi siamo stufi di vedere i soprusi di chi ci vuole disintegrati
e stufi di chi ci disintegra invece direttamente sul campo. Ci sono giocatori che non meritano di continuare a vestire questa maglia, e questa sera è andato in scena l'ennesimo scempio di quello che io ormai definisco ex calciatore da 4 anni, e non perché debba inevitabilmente avercela con lui, ma questa sera l'errore che ha condannato in via definitiva alla sconfitta una Juventus che sarebbe sicuramente stata comunque sconfitta porta il nome di Alessandro, un giocatore che è stato rinnovato automaticamente alla modica cifra di 6,5 milioni di euro netti a stagione da una società che dovrà pagare fior fior di milioni di ammenda a fronte dei filoni che sta vivendo, filone plusvalenze e filone stipendi. Ricordiamolo, il 15 giugno ci sarà il processo per la seconda tranche, quella che riguarda appunto la manovra stipendi. Lì la Juventus dovrà sicuramente pagare quantomeno con una grande ammenda pecuniaria, e la più grande ammenda pecuniaria però ce l'abbiamo in casa con il rinnovo automatico di un giocatore che non è più in grado di fare il giocatore, non alla Juventus perlomeno, e questa sera lo ha palesemente dimostrato, condannando tra l'altro alla panchina definitiva un Iling Junior che scalpitava per entrare in campo a provare a dare la sua, a provare a dare il suo contributo, e che non è potuto entrare perché dalla disperazione Allegri è stato costretto a rimediare al danno fatto nella formazione iniziale che aveva previsto Alessandro e non eventualmente Rugani. Quindi sostituzione sprecata per inserire sul 3-0 un difensore per un altro difensore, tanto è stata il danno e la pochezza di Alessandro questa sera. Sulla partita inutile che mi stia a dilungare, inutile che stia a commentare, c'è poco da dire, una vergogna, un qualcosa che davvero questa sera mi fa vergognare di quello che ho visto e di essere tifoso di persone che non meritano di vestire la maglia bianconera e di rappresentare la Juventus. Chiedo scusa per lo sfogo, ma questa sera abbiamo superato probabilmente veramente il più grande limite di questi ultimi 12 anni, o meglio, sono stati anni bellissimi e quindi difficile, ovvio che lo superi con una prestazione del genere. Abbiamo superato un limite che probabilmente nemmeno nella nefandezza del 2006 avevo toccato per sentimento. Questa sera veramente una qualcosa di difficilmente commentabile. Meno 10 era il punti in classifica che c'erano stati combinati dalla CAF. Meno tutto è quello che i giocatori e Allegri hanno dato sul campo. Ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve!